Pace e bene, oggi vorrei raccontarti la meravigliosa testimonianza della beata Chiara Luce, nata il 29 ottobre del 1971 a Sassello, in Liguria. I genitori l'hanno attesa per 11 anni. Sin da piccola viene educata alla fede e coltiva il suo rapporto con Gesù, abituandosi a dirgli sempre di sì. Fin dall'asilo versa i suoi risparmi in una piccola scatola per i suoi negretti, sognando poi di partire per l'Africa come medico per curare quei bambini. All'età di 9 anni entra a far parte del movimento dei focolarini e a poco vi coinvolge i genitori. Da allora tutta la sua vita sarà un'ascesa per cercare di mettere Dio al primo posto. Prosegue gli studi fino al liceo classico, quando a 17 anni, dopo un lancinante spasimo alla spalla sinistra, scopre l'osteosarcoma, è il tumore più grave, di quarto grado. Inizia un calvario che durerà circa 3 anni. Appresa la diagnosi, Chiara non piange, non si ribella, subito rimane assorta in silenzio, ma dopo soli 25 minuti dalle sue labbra esce il sì alla volontà di Dio e ripeterà spesso: se lo vuoi tu Gesù, lo voglio anch'io. Si sottopone a interventi, chemioterapia, radioterapia, affrontando tutto come identificazione con i dolori di Gesù. E la malattia diventa per lei un fatto marginale. In uno dei tanti ricoveri incontra il cardinal Saldarini in visita agli ammalati, che, stupito dal suo sguardo luminoso, le chiese: come fai a essere così serena? E lei disse: cerco di amare Gesù. La sua stanza è un via vai di amici, di persone. Lei ride, scherza, ha sorrisi per tutti. Il papà diceva: ogni volta che aprivamo la porta della sua cameretta, lei sorrideva sempre. Al che ho tolto la chiave dal buco e l'ho spiata per vedere se lo faceva apposta per consolarci. No, lei sorrideva. Dopo aver perso anche l'uso delle gambe, disse: mi piaceva tanto andare in bicicletta e Dio mi ha tolto le gambe, ma mi ha dato le ali. E ripeteva ancora: non ho più niente, ma ho ancora il cuore e con quello posso sempre amare. Alla mamma, che le chiedeva se soffriva molto, una volta, dopo aver sollevato un po' le spalle, rispose: Gesù mi smacchia con la varichina, anche i puntini neri, e la varichina brucia. Così, quando arriverò in paradiso, sarò bianca come la neve. Agli amici che si recano da lei per consolarla, ma tornano a casa consolati, prima di partire per il cielo confiderà: qui tutti chiedono il miracolo, ma io non riesco a chiederlo, forse perché sento che non rientra nella sua volontà. Voi non potete neanche immaginare qual è adesso il mio rapporto con Gesù. A me interessa solo la volontà di Dio, fare bene quella nell'attimo presente, stare al suo gioco. Pensava spesso alle parole di Chiara Lubich: sono santa, se sono santa, subito. Alla mamma, preoccupata della previsione della sua morte, continuava a ripetere: fidati di Dio, poi hai tutto. Quando io non ci sarò più, segui Dio e troverai la forza per andare avanti. Si avvicina sorella morte. Chiara rivela all'amica Chicca e alla mamma il desiderio che il suo funerale sia una festa. Si prepara all'incontro dicendo: è lo sposo che viene a trovarmi, e sceglie l'abito da sposa, i canti e le preghiere per la sua messa. Il suo rito doveva essere una festa, dove nessuno dovrà piangere, disse. Ricevette per l'ultima volta l'Eucaristia, dalla quale attinse forza lungo tutto l'arco della sua vita. E le sue ultime parole furono: mamma, ciao. Sii felice, perché io sono felice. A pochi giorni dai suoi 19 anni, dopo una notte molto sofferta, Chiara nacque al cielo e la sua fama di santità si estese in varie parti del mondo. La scia luminosa che Chiara Luce ha lasciato dietro di sé porta a Dio nella semplicità e nella gioia di abbandonarsi all'amore, capace di trasfigurare la sofferenza e anche la morte. Che il buon Dio ti benedica.